Pillone in diretta qui dalla Mix Zone dello stadio di Perugia. Pillone, terza sconfitta della stagione per il Pescara, prosegue questa flessione a livello di gioco e di risultati della sua squadra. Pescara che anche questa sera ha dimostrato di avere qualche problema a concludere verso la porta avversaria, perché non ci sono state obiettivamente parate del portiere Gabriel nell'arco dei 90 minuti. Secondo lei perché sta accadendo tutto questo? Ma io nel primo tempo ne ho contate le occasioni, ne ho avuto subito una Brugman. Però di parate di Gabriel non ce ne sono state. Io guardo le occasioni che ci sono state, poi se non sono state concretizzate è un altro discorso, perché se la squadra produce gioco, produce occasione, vuol dire che il gioco c'è, nello stesso nella seconda parte. È un momento di flessione, non bisogna negare l'evidenza, un po' di difficoltà c'è, pian piano cercando di lavorarci sopra. Bisogna essere tranquilli, analizzare bene le cose al momento, non drammatizzare, perché non è il caso di drammatizzare, ma guardare avanti su come rimediare a questa situazione che siamo in questo momento. Non so se lei è d'accordo, però a noi è sembrato che sia mancato un po' di cattiveria in avanti da parte dei suoi giocatori, quell'ultimo tocco, quella zampata vincente, anche se obiettivamente all'inizio del campionato alcuni episodi avevano sorriso al Pescara. In queste ultime giornate gli episodi sono contro la formazione biancazzurra. Sì, direi di sì, basta guardare l'ultimo episodio, che l'ha parata su, praticamente sulla linea di porta, l'ha respinta, magari fai gol lì. Si parla di un altro Pescara, si parla di altre cose, perciò io voglio analizzare bene le cose con la mente fredda. Sappiamo che in questo momento è così, supereremo anche questo. Lei diceva qualche settimana fa, quando il Pescara era primo in classifica, non dobbiamo vedere la classifica, non la vediamo neanche adesso, non ne parliamo neanche adesso, però questa flessione di risultati ovviamente ha fatto scendere, scivolare il Pescara più indietro, e invece questa sera in caso di vittoria il Pescara sarebbe tornato al primo posto. Basta poco per tornare a far punti e soprattutto a occupare posizioni che si occupavano all'inizio della stagione. Basta due vittorie e torni su, perdi una partita, vai giù. Questo è il campionato della Serie B, soprattutto quest'anno che è molto equilibrato.